un linguaggio per me, sarebbe stato il modo migliore che conoscevo per esprimermi, per tirar fuori questa roba qui da dentro e trasmetterla agli altri. E anche per far fronte ai primi problemi, che ne so, dell'età adolescenziale. Per esempio, io ho fatto i conti attraverso la scrittura di una canzone con la mia prima delusione d'amore. Io ho scritto questo pezzo qua. Oh Jane, non ti rivedrò mai più. Qualcuno ha fermato il tempo, nessuno più ci riunirà. Non scorderò mai i tuoi grandi occhi blu, l'amore che mi hai dato tu, con te ho toccato il settimo cielo. Oh Jane, la vita a volte è così, nessuno ci può fare niente e niente comanda il cuore. Gli amori sono due anime che si uniscono, o capita che si sfiorano come due nuvole. E mi ritrovavo in questa sala prove, un buco fatiscente nella provincia di Reggio Emilia, in collina. E io stavo lì a scrivere con la mia band da solo, poi. E si è sparsa la voce di questo ragazzetto che scriveva le canzoni e che cantava le sue canzoni. Così la voce è arrivata a un mio produttore, al mio primo produttore, una persona che ha creduto in me, con il quale abbiamo affrontato i primi impegni importanti per un cantante, impegni addirittura televisivi. Per la prima volta io calcavo un palco televisivo davanti alle telecamere della Rai. E lo spettacolo in questione era Castrocaro. All'epoca Castrocaro era il trampolino di lancio per il Festival di Sanremo. Riesco a partecipare, ad arrivare in finale.